Tra l'altro sono arrivato Grandmaster? Aspetta, devo riloggare. Qua mi dice 40 su 40, ragazzi. 40 su 40? Mm? 40 su 40? Grandmaster... slog, riloggo, vediamo se ho fatto il Grandmaster. E intanto mi metto Skarner, Syndra e Teemo. Vediamo cosa vuole il popolo. Votate al sondaggio, signori. Quante volte devo loggare, scusa? League of Legends. Gioca. Teemo? Perché sta vincendo Teemo? Ehi, ciao! Ma lo apri sto client, ok. Ciao Dark Polo Meme, buonasera. Andiamo a vedere, ragazzi, il Grandmaster. Ah! Ma scusa. Ma è il Grandmaster. Ma 40 su 40, che cazzo è? Non esiste. È il massimo il Master. Devo fare 41? Sono già lì. Come? Ma allora era meno 2. Porca puttana. Quindi devo farne un'altra. Mamma mia. Va bene, andiamo a fare una pentakill con Teemo, ragazzi. Avete votato Teemo? Teemo di carry. Come lo facciamo, Teemo? Lo facciamo a P o a D? Possiamo fare un Teemo full attack speed. Che ne dite? Teemo colletta al tempo full critico. Un Teemo fretta build. Banniamo Nautilus. Come è bannato Teemo? No, vaffanculo. E qual era il secondo del sondaggio? Cazzo, è bannato Teemo. Qual è il secondo del sondaggio, ragazzi? Syndra? Ciao, Minigunku. Però io Syndra lo gioco a mid. Vabbè. Andiamo con Syndra. È più troll pick Syndra di carry che mid ormai, quindi... Facciamo la prossima. I was gonna play Shaco. I was gonna play Teemo. Our team banned our champs. Ad oggi? Perfetto. Abbiamo Teemo, ragazzi. Va bene. Avete visto? Lui gli hanno bannato Shaco. Non sapeva più che cosa cazzo piccare. E allora ha doggiato. Che bello, i giocatori che possono giocare un solo champion in ranked. Bravi, ragazzi. Andate in ranked sapendo giocare un solo champion. Così ve lo banno e dovete doggiare, perdere l'EP. E fate tutto quanto un mondo migliore. Restate in bronzo e vi divertite di più. Guardate. Io lo sei sul main, Smeraldo 3. No, dai, scherzo, Smeraldo 1. Ciao, Riccio Killer. Ripicchiamo Teemo e non facciamocelo bene. Cosa? Chi? Hanno donato? Anakin! Ora andiamo a sbattercene per... 12 centimetri cubi trattino basso Anakin ha donato 31 euro e 92 centesimi. 12 centimetri cubi, ti ringrazio per questi 32 euro. Anzi, 31 e 92. Perché 31 e 92? Comunque, io Anakin, anzi 12 centimetri cubi, d'ora in poi sarà questo il tuo nome. Ti ringrazio davvero per questa donation, per questo supporto. Grazie, davvero. Signor 12 centimetri cubi. Va bene. Ti piace come nome? Effettivamente, perché ti chiami 12cc? Cioè, non me l'hai mai spiegato. Grazie ancora, Anakin. A cosa devo questa... Porca troia! Sì, Claudio. Volevo farlo. Ma loro ubano... niente, ragazzi, è impossibile piccare Teemo in bronzo, lo vogliono giocare tutti, quasi quanto mi sforzo. Joseph, Gira Arrosto, Iman Beatu, grazie a tutti quanti, Tanso Sensei, Leorib, Santa Gargiu, sono il signor Wolf, Nirvana, grazie a tutti quanti per il follow, ragazzi. E anche a Spyro, Spiro the Dragon, ciao Bloomberg, buonasera, ultimo game, sì Christian. Indra, ciao 31, ciao Alban, grazie al follow anche a te. Comunque 31,92 l'ho messo te come cifra. No, vabbè, quelli sono cifre a caso. Sono cifre a caso, quelle lì. Poi tu puoi scegliere, no? Quando fai la donation. Faccio vedere. Tu, quando clicchi qua, donazioni. Tac.
Su Stream Elements ti appare questa cosa, puoi cliccare 3192, ma poi puoi scegliere tu quanto fare, cioè magari volevi fare, che ne so, 32 preciso, e lì lo puoi fare. Qua sono delle cose a caso generate in automatico, ok? Quindi, boh, così. Ah, non sapevo, e invece tu qua puoi mettere quanto vuoi, cioè se tipo vuoi mettere 9999, puoi fare anche così. Mamma mia, porca puttana. Immagini. Arriva Mr. Beast, ragazzi. Chi lo conosce? Sì. No, 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 no. Mamma mia, ragazzi. No, vabbè, ovviamente scherzo. Ciao, Six Placebo. Ah, mi segui su YouTube. Allora, ben arrivato anche qui in live. Mosca, hai visto? Ci sei quasi arrivato al numero. Era 24. Peccato. Ascoltati la sigla di Stranger Things. No, avrà un po' di copyright. Mi sa che non si può fare. Ti ringrazio davvero, Anakin, comunque, del pensiero. Comunque sì, ragazzi, c'è questo trucchetto, voi potete cliccare lì e scegliere voi la cosa. De Dio ladro, ben arrivato in live. Ok. No! Ho missato tutti i minion. Non fa niente, non fa niente. Ho missato ancora, ma non importa, a me piace di più poccare la gente che farmare bene. Come livello 2 vieni? Buono. Due minion al 2. Non che secondo me Syndra sia troppo forte, comunque sia ai primi livelli. Però. No, porca troia, via. Vabbè, dai. Meglio di niente, dai. Ok, ti salvi. Abbiamo fatto una kill, quindi penso che sia worth. E adesso andiamo. Raga, sentite cosa faccio dire a cugino? I piedi sono meglio delle cosce. Gusti strani, Lampione Scopa. Secondo me, invece, sai cosa? C'è qualcosa che potrebbe essere meglio dei piedi. Comunque, con quei 3192 puoi andare da Briatore per un sorso d'acqua. Davvero, quanto costa l'acqua da Briatore? Cazzo, così tanto? Un sorso? No, vabbè, ma siamo pazzi, non penso. Ecco, perché la sua acqua dovrebbe essere più saporita? È acqua. Ma che dici? Oh, mannaggina. Ma io che restringo i muscoli delle cosce dall'ansia, mi prendi troppo quando giochi. Che senso, Ode? Ah, perché ci sono delle azioni pericolose. E allora sei lì tipo. Dio, 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 cazzo, sì! È riuscito a fare una kill! Si salva! Ok, una cosa del genere. Ah, questa è una cosa molto bella in realtà. Perché voi vi immedesimate nel protagonista, nel ciò che vedete. Quando siete al cinema, no? Tipo, che vedete il protagonista, voi vi immedesimate nella storia. E stessa cosa succede anche qua. Questa cosa è bellissima. Significa che vi trasmetto bene ciò che provo. Per me vuol dire davvero tanto, quindi grazie di questa cosa che hai detto. Famoso per la sua margherita da 15 euro e per le altre pizze da 65 euro per quello che facevo. Ah, ok. Dai, un giorno allora ce la mangiamo, cioè una volta vogliamo capire perché costano così tanto, ci permetteremo questo lusso una volta nella vita. Vero, ragazzi? Cose che vanno fatte. Io non so che tipo di ingredienti deve usare perché la sua pizza sia meglio delle altre, tanto da farla pagare il triplo.
Dai, che pomodori usa? Un nemico è stato ucciso. Buongiorno, ben arrivata. Oh mamma, che scherzone. Sta divertente però. Peccato che non siamo riusciti a farla kill, ma... Ciao cugino, ti dai che spavento. Olè, finita. Grazie, grazie a tutti. Gli autografi dopo. No, beh, però zio... No, no, dai, no, non lo so. Scusate, ragazzi. Se qualcuno sculetta. Vabbè, dai. Bello. Ah, questa Kinder è brava, dai. 2-0, ruba le cose, fa forte, forte, forte. Pronti che si va. Tirale in testa un minion, magari. Se io vado a spendere 65 euro per una pizza del gusto, è lo stesso, chiamo Briatore e gliela tiro. Più che altro la sua argomentazione spinge sul fatto che siano le altre che fanno schifo. Ah, ho capito. Beh, se l'ha girata bene allora la cosa. Porca troia, bravo. Questo sì che è marketing. Va bene, grazie Cico, ti amo nota, mi fa piacere. Però una volta me la dedichi davvero una canzone. Vieni su Discord e mi canti una canzone. Sai cantare? Mi dispiacerebbe moltissimo. Cugino insegna che non serve essere challenge per intrattenere con LOL. Sei tutta un'altra pasta, grazie mille grande World. A parte che non è mai stato così, cioè, davvero. Siamo morti? Mi sa di sì! Aspetta, aspetta, non è vero? Barrier tattico. Salvataggio finale. Ok, dai, Velvet ce lo portiamo a casa. Peccato. Arriva Akshan, l'eroe della situazione, salverà i bronzi. Vai Akshan, lei sul muro. Bravo Akshan. Brava anche Anami. Non si è messa in mezzo al cazzo. Sì, hanno fatto un bel gank. Io a Bologna prima di partire ho preso una pizza buonissima, grande due piattoni per la pizza, tutto 7 euro. Pizza era prosciutto e funghi. Grande Dio Perfect. Capisci che io mi rassegno quando inizio a dire, capito? Capito, mio capitano. In che senso, Ode? Aspettiamo la ulti qua per fare un po' più di shottaggi. Cercherò di farmare un po' di più adesso. Ho paura che il mio team sia molto forte. Però siamo 7 a 7 in realtà. Quindi. Anche Nami è 2-0 però. Ok. Vado a guardare qui. Vieni, vieni, vieni. No, eh. No, vabbè, vaffanculo. Comunque, testa su di me, perché io faccio più danno se sei su di me. Però che palle, ragazzi. Che palle. Davvero, proprio palle. Queste. Queste che girano, vedete? Vedete come girano? Ne ha addirittura tre che gli girano. Pensate un po' a lei quando girano le palle, quanto cazzo è incazzata. Tre palle che ti girano intorno. Guarda che agitazione. E intanto il mio team si sta fidando. Noi dobbiamo mantenere la potenza. Non possiamo fare in modo che il mio team sia più fidato di me. Se no non faccio penta. Per questo che sin dalla gioco mid. Bot fa poco danno, sì. Andiamo back, compriamo un altro danno e vaffanculo. Ah.
Sì, mi basta Luden, manca poco. Salve cugino, mi sono appena trasferito da YouTube a Twitch grazie alla Pentakill Channel perché volevo provare il brivido della live. Allora, ben arrivato, manca. Mi fa piacere. Benvenuto qui in live. Ragazzi, io vi voglio un sacco bene a tutti quanti che vi piace così tanto questa challenge, questa serie che sto facendo. Però a volte, cioè, allo stesso tempo mi viene un po' il magone perché quando finisce queste persone mi seguiranno ancora nonostante la fine della Z Pentakill Challenge. Mi vorranno comunque bene. Che ovviamente ci saranno anche altre cose. Poi ragazzi, la Z Pentakill Challenge è figa, tornerà più in futuro, ok? Perché ho visto che è proprio il format, secondo me uno dei format migliori che ci siano mai stati. Lo faccio di LOL, perché un sacco di gente me lo dice ogni giorno. Quindi, se me lo dite io vi credo, ragazzi. Vi voglio tanto credere. Che effettivamente è proprio LOL con un obiettivo completamente diverso. E secondo me questa è una figata proprio da vedere. Quindi, sicuramente la rifarò in futuro. Però non posso farla sempre, sennò dopo diventa ripetitivo e noioso. Quindi... E vabbè, non muore quando lo attacco io. Bastardo. Guardo qui dietro. Oh. Dammi ste cazzo di ward. No. Io potevo stunnarla prima. Ok. No, non ci credo. Comunque, devi un attimo darmi una mano di più. Perché qua sto sbagliando un po' di cose. Quella ward qua me la devi mettere. Vita stack. E se vedi che lei stava andando di là, io la potevo stunnare in cespuglio e invece abbiamo perso tempo. Secondo me potevo fare doppi. Comunque va bene. Perché oggi si è startato alle 23:30 e l'ho spiegato prima inizio live. Quando finisce sarà epico. Sì, sarà epico, ma allo stesso tempo anche triste. Porti anche tanti altri content tipo vabbè, qualcosa mi verrà in mente comunque. Sì vabbè, monte in realtà. Sì, portiamo anche troll pick eccetera, ne proponi un pick, poi ci saranno i coaching per il low elo, ci saranno tante altre cosine, quello sempre, le build ci saranno sempre, tanto adesso poi uscirà il sito praticamente con la fine della Z Penta. Ah, voleva saltare. Ok. Buona. Un nemico è inarrestabile. Ok. Furia. Vedi che siamo riusciti a fare un po' di danno? Guardate quel Teemo là. Si sta fiddando invece lui. Mi ha rubato Teemo. E poi fa tutto sto bordello. Bastardino che non è altro. Tic. Aspettiamo un video con tagli di tutte le penta con tutti i champi in un solo video. Ragazzi, lo sapete quanto può durare un video del genere? Guardate che alcune pentakill durano un minuto, Un video del genere può durare più di un'ora e mezza, forse due. Peccato. Peccato, peccato. Va bene, ragazzi. Comunque, fatto tanto, tanta roba. Luden è anche questo fatto. Peccato per la torre, perché si fanno la prima torre loro. Ma va bene, dai. No, tutte le penta ci saranno in un video, ragazzi. Comunque neanche non le faccio più dopo che sono capitato con Kid della DC. E non era forte? Per aggiungere un po' più suspense, se riesce a fare pentakill in questa partita faccio la sub. Va bene, benvenuto tra i sub, Mank. Grazie Anakin di avergli donato la sub. E adesso, se faccio pentakill, tu Mank ricambierai il favore e la donerai a sto punto. Facciamo prima, sennò cioè... Ah, Suka, Anakin, che stronzo! Cioè, non gli hai dato nemmeno la soddisfazione di farlo lui, poverino. Secondo me ci sarebbe una collezione delle penta, magari divise per ruolo. No, io le farei tutte in un video, ragazzi, dai, ci sta. Al massimo ve lo vedrete a tratti, insomma. Ho già visto metà delle pentakill del cugino. Lascia via. Ok.
di exhausted. Bene, ci siamo, avete visto adesso che ho looter, ragazzi, le kill fioccano. Il mio team è molto molto potente, però cazzo, sto action mid 6-1 un po' broken action come champion. Andiamo mid a prendere ciò che è nostro. Serie di uccisioni interrotte. Ok. Io se Nami le sto iniziando ad odiare. La cazzo di bolla. Ma no, comunque non la odio Nami, dai, scherzo. Sono champion decisamente peggiori. Champion decisamente molto peggiore di Nami. Decisamente. Mi subo se perdi, cazzo. Potrei diventare un professionista allora. Andiamo botlane. Bene. Ok. Slowata. Andiamo a ucciderci Cassio, che non l'ho ancora ucciso. No, non ci credo, ho preso action. Che culo. Buono. Secondo voi questi sorrendono? Questo qua me lo sono portato via, così me lo uccido io, se no me lo porto. Buono, brava Tristana. Love you. Un champion che ti fa respawnare. Cioè, Kindred è ista morta, ma è già in vita. Perché l'ha respawnato action un millesimo di secondo dopo. Tristana invece è ancora morta e sta sprecando tempo. Lui insta viva. Porca troia. Troppe poche kill di differenza, sì. Però abbiamo due draghi, loro vedono un action così speedato. Secondo me sono un po' spaventati, eh. Hanno una Belvet 1-6. Chi è che effettivamente l'hai messo bene? Solo Teemo. Lei impari, lei impari, lei è negativo, lei è negativo. Andiamo a uccidere Teemo. No, sennò poi è finita davvero. Un saluto da Tenerife durante le mie ferie minore 3. Da Tenerife, ciao Tenerife! Ciao Christian, grazie del Prime. Bentornato. Spero che stiano andando bene le vostre ferie. Buonasera Jace! Ti goduri attaccare ora e trovarti ancora online, hai visto? Oggi sì, ho trattato un pochino tardi e quindi sono ancora qua. No, 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 ehi, ehi, ehi. Buono, buono. Ma non c'è più. Sono incrementati un pochino i miei danni. No, non mi ha dato quadra. Vabbè. E comunque, ragazzi, bellissima azione, cazzo. Potevamo fare penta in questa azione. Punto, fate ammazzare. No, vabbè, dai. Salvati, salvati. No. No. Yumi. Sì. Vabbè, tutti in vita. Che cosa bella. Bene, ragazzi, torniamo in vita. Vai, let's go. Tutto il team è respawnato. Ok, ok, broken, broken, mamma mia ragazzi, va bene, eccomi qui di nuovo, non riesco a dormire, ho dormito tutto il pomeriggio, allora metti Adriano, beh, che cazzo dormi la notte se dormi il pomeriggio, cioè scegli un momento e dormi in quel momento, ti consiglio di tirare dritto fino a domani notte senza dormire domani pomeriggio, così domani notte dormi, a questo punto. Ma
Sono incrementati leggermente i miei danni. Cosa è successo? Perché non sono vivo? Chi mi ha ucciso? Com'è possibile che Velvet mi abbia fatto tutto questo danno? Non ha nemmeno le scarpe. Ah, perché a piedi nudi fai più danno. Cazzo, è vero. Ciao Eldi, buonasera. Nah, mi ha ucciso il signor Action, ragazzi. Shutdown da 1000 gold. La goccia non mi serve più un cazzo, però per ora la teniamo. Vai, vai, fantastico. Quasi. Andiamo dritto, ragazzi. Eldi Kiki. Aspetta, Eldi Kidi Ki. Grazie mille del Prime. Ben arrivato. Ciao, sono semplicemente io, Joe. Buonasera anche a te. Cazzo, qua potevo far niente, secondo me. Vabbè, dai, no. Però era tripla questa. Oh merda, via! Can you stop feed, please? Io lo vuole un bel red. Beccatelo! Mi ha fatto anche danno. Almeno i campi della giungla proprio. Faccio sentire la potenza delle palle. Oh oh oh. La manta di LOL. Sono troppo tempo stunnato. Le palle assassine. Sono riuscito a ultare mentre morivo. Sono riuscito a ultare Tristana e la mia ulti l'ha uccisa. Bastata quella. Porca puttana. Cosa mi compro, ragazzi, qua? Stavo pensando a Magic Resist. Però effettivamente Velvet e Tristana mi shottano pure loro. Ah, mi fa un sacco di danno, cavolo. Non mi aspettavo tutto questo danno da Nami. Però facciamo Horizon Focus e andiamo con PvP possibile. E con l'Horizon Focus lo stacchiamo sia con la V che con la E. E forse anche con la ulti. 700 digittata. Dai, proviamoci. Secondo me una cosa che dovrebbe fare Riot Games è mettere anche la gittata massima tra le statistiche qui. Tipo gittata, no? Almeno da sapere quanto è la gittata massima di una spell. Tipo questa qua, so che la gittata massima a livello 16 aumenta di 75. Però non so quanto sia in totale. Non posso star qua che lei mi attacca. Vabbè, tu. Andiamo, andiamo, torno lì. Sto arrivando. Doppia uccisione. Carneficina. Ma mi sa che sorrendono, ragazzi. Sorrendono, sorrendono, sorrendono. Siamo FF now. We are better. Don't waste our time. Cugino Evil in chat, ragazzi, Zonia tattica, no no no, Evil tattica, Evil tattica, FF, scrivi anche tu FF tipo così, come ne sai. Stfu! Eccolo qua, woo! Guardateli, guardateli, sono istigati, ragazzi, non vogliono sorrendare. Can you FF, please? Molto bene, molto bene. Ottimo, ragazzi, abbiamo raggiunto il nostro piano. Boom, mi è arrivato un Gromp in faccia. Oh, mamma mia. Il lavoro qui è finito. Vabbè, Velvet, siete solo contro tutti adesso. Aspetta, sai com'è essere pulite? Cosa vuol dire pulita, ragazzi? Cos'è pulite?
Ha sbagliato qualcosa, mi sa. È arrabbiato. Ah, puoi essere gentile? Ok, che carino però ad averlo chiesto. Cazzo, cioè, hai visto? I just don't... didn't want to fight you back. Sono tutti top. Devi andare là. Perché volevi fare la torre? Ma sei pazzo? Io non ho sto facendo la torre apposta perché volevo... Se facciamo le torri rischiamo di vincere, capito? Non devi fare le torri. Che cazzo stai facendo? Controllarmela. Oh, che palle però, ragazzi. Le torri sono le loro difese. Se noi gli togliamo quelle, la mia partita finisce prima. Ma siamo in fare Z penta, non dobbiamo distruggerli. Ok. Andiamo. Buono, 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 buonissimo, buonissimo top. Buonissimo top. Mamma mia, questo è tripla. Easy tripla. Mamma mia. Che belli vederli lì tutti col Dark Harvest pronti per essere harvestati. Bene. Ma che cazzo c'è qui? Vieni più vicino. Ciao cugino, come stai? Ciao Dresnik, tutto bene? Qual è la tattica della sala? Oddio, dovremmo farla, sì. Fieric dice le tue stesse cose. Va bene, bravo anche Fieric. Infatti non siamo... Cioè, mi fa piacere che ci è arrivato anche lui. Molto bene. Secondo voi perché dice le mie stesse cose, ragazzi? Non le siete mai chiesti? Andiamo a fare la tattica della sideline. Avete ragione, me l'ero dimenticata, ragazzi. Cazzo, ho ultato lui perché ho paura che... Doppia. Tattica della sideline. A me. Come un nemico è stato... No. No. Akshan. Hai rovinato tutto. Akshan. Reported. Niente. E lo sapevo che qua... Cioè, o era pento o era finita la partita. Niente, ragazzi. Che peccato, Akshan. Che peccato, così non sapremo mai cosa c'è dopo il Master. Akshan! Cazzo. Va bene, comunque. Perché tuo padre? Perché in realtà è il tuo fratello del meno. Perché sei il maestro dei maestri. Dai, cugino, dai, è sempre. Ragazzi, Eric e Fieric dice le mie stesse cose. Perché secondo voi da chi ha preso Fieric? Chi è che gli ha insegnato a giocare? Io. E di conseguenza ha preso da me, ovviamente, queste cose. Sta, è normalissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. GG. Peccato per... peccato per Akshan. E vabbè. Unlucky. Unlucky. Mi hanno fregato davvero tante kill qua. Però vabbè. Un altro kill? No, è l'1.40, ragazzi. È tardissimo. Lo so che oggi ho fatto meno ore di live perché sono startato dopo. Ma non vi preoccupate perché domani ne facciamo una in più. Domani starto prima. Ok? Sì, Warwick mi manca per fare penta. Domani... Non faccio la Z penta, comunque sì, mi manca Warwick. Eccolo qua. È in grado di parlare con Fieric, è solo un amico, sono... No, scusa, non lo so. Infatti Fieric ti vuole bene, certo, assolutamente che Fieric mi vuole bene. Ragazzi, io e Fieric siamo cugini.
Siamo cugini e lui. Io davvero sono suo cugino, ok? Cugino. Ok. Io e Felix siamo cugini. Cioè, in realtà non lo siamo sempre stati. Lo siamo diventati. Adesso vi racconto questa storia, così magari può interessarvi.